buonasera a tutti voi. Credo che questo omaggio, questa commemorazione per il nostro conterraneo, il nostro concittadino Cesare Borsa e per i suoi familiari qui presenti, è da parte dell'amministrazione, da parte della cittadinanza, un pensiero doveroso che è necessario avere in tante altre occasioni, allorquanto i nostri concittadini riescono ad avere un iter umano, artistico importante e dare onore a se stessi, alla propria famiglia e alla terra da cui hanno avuto i natali. E credo che Cesare Borsa vada ad incarnare un personaggio così, semplice come tutte le persone grandi, come tutte le persone importanti che fanno della semplicità, della onestà e del porsi in modo semplice le loro caratteristiche, quelle caratteristiche che poi vengono amate da tutte. Abbiamo voluto porre questo banco, queste sedie e gli oratori qui presenti proprio davanti al sacrato, davanti alla Chiesa, per avere un'importanza maggiore, per avere un pensiero di sacralità e di religiosità, pensando a un personaggio come Cesare Borsa, che era un personaggio semplice, come uno di noi, come un'espressione del popolo, popolare, e sta a significare qualcosa di importante. Un'altra caratteristica che viene fuori, anche non parlando da critici d'arte, è che un personaggio che si è fatto onore non solo nella nostra terra, nella nostra Marsica e nella nostra regione, ma a livello nazionale, ha nello stesso tempo l'apprezzamento sia della critica in modo universalmente riconosciuta, ma anche l'apprezzamento della gente. Le opere di Cesare Borsa comunicano tanto, comunicano espressioni familiari, espressioni umane. Spesso sappiamo e conosciamo di artisti famosissimi, però conosciuti da pochi, il loro pensiero, tutto ciò che trasmettono le loro opere sono casomai appannaggio di pochi. Quindi troviamo invece in Cesare Borsa l'apprezzamento della critica e l'apprezzamento di ognuno di noi. Ognuno di noi riesce a leggere, a vedere quelle espressioni quotidiane che lui, da grande artista, mette fuori. E questa mostra di alcune delle tante opere di Cesare Borsa sta a significare proprio questo. Sono opere queste che tanti cittadini di Lecce hanno nelle loro case, e questo credo che sia un grande attestato di stima, di amore nei confronti di Cesare. Significa che era un personaggio amato e apprezzato da tanti, dal popolo e soprattutto dai suoi conterranei. Spesso si dice nessuno è profeta in patria, lui invece è stato apprezzato e riconosciuto, e questo credo sia un attestato di amore che rimarrà perenne. Per quanto mi riguarda, ho avuto anch'io modo di starci a contatto, di conoscerlo, casomai in certi momenti in cui lui, anche solo, solitario, quanto faceva, era solito venire qui a Lecce, e nel periodo più bello dell'anno, cioè dal 1 al 15 agosto, Cesare Borsa era una costante, stava a disposizione dei concittadini, di tanti che venivano a Lecce con una mostra che faceva nell'ex scuola di Piazza Risorgimento. E il mio ambulatorio, il mio studio medico, che è prospiciente, quindi capitava spesso, casomai, quando io finivo l'ambulatorio, intorno all'1:30, e lui casomai seduto, da solo, casomai scambiavamo qualche parola, e veniva fuori la stoffa del grande artista, che nello stesso tempo un uomo pieno di profonda religiosità, di profonda umanità, con quella semplicità che noi tutti abbiamo potuto apprezzare, credo, è il ricordo più bello che possa esserci. Anche ieri sera io parlavo con alcuni amici di Lecce, coetanei, esprimevano anche loro, casomai avevano vissuto insieme a Cesare la loro fanciullezza, la loro gioventù,
è lo stesso apprezzamento, le stesse parole che ognuno di noi pensa nei confronti di Cesare, è un testamento manifesto proprio da parte di tanti, quello di riconoscere questa grande vena artistica e nello stesso tempo una profonda umanità. Questo è il ricordo, credo, più importante, e noi come amministrazione abbiamo voluto ricordarlo, e con orgoglio possiamo dire anche 2 anni fa l'abbiamo avuto come presidente della giuria per quanto riguarda l'estemporanea, non stava già bene allora, eppure ha voluto onorarci della sua presenza. Il maestro Cesare Borsa era qui con le sue opere a dare consigli agli altri artisti, e quindi noi credo siamo orgogliosi di ricordare Cesare Borsa, ma così come saremo sempre pronti e disponibili a sentire chiunque di voi possa darci dei consigli per fare, casomai, per ricordare quegli uomini che hanno dato lustro al nostro paese, spesso sono misconosciuti. Credo comunque che questa manifestazione, d'altra parte è stata fatta nei mesi scorsi una analoga manifestazione al municipio di Avezzano, e questo è bello perché viene ricordato sia a Lecce, che era di Natale, in cui ha vissuto tanto, e sia ad Avezzano, l'altra sua città. Mi porto anche i saluti del sindaco di Avezzano, con il quale ci siamo sentiti, non è potuto venire, però manifesta e dà il saluto innanzitutto alla famiglia di Cesare Borsa e alla cittadinanza di Lecce, quindi a tutti quanti voi, e ci siamo riproposti successivamente di fare un'altra grande manifestazione. Abbiamo qualche altra grande idea, perché è giusto ricordare le persone così come erano, nella loro semplicità e nella grande e profonda umanità, e questa è quella ricchezza interiore che loro hanno manifestato, non solo le loro opere ma nei rapporti umani con ognuno di noi. Quindi credo questo è il pensiero mio personale nei confronti di Cesare Borsa e della famiglia. Quindi il nostro impegno è anche a fare successivamente delle iniziative che possano ricordarle, anche se le loro opere bastano e sono in grado di ricordarlo, credo, a memoria perenne. Buonasera.